Siamo all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove Rossana Orlandi ha allestito la mostra Guiltless Plastic sul vivere bene e sostenibile. L'architetto Lucio Micheletti, da poco entrato nella sfera di Nautilus Swan, ha disegnato questa casa di legno realizzata da Rubner, un produttore maestro della sostenibilità e del legno, i cui usa alcune delle grammatiche della costruzione navale per realizzare quello che lui chiama un punto terra. Vivere bene noi navigatori siamo particolarmente abili in alcune operazioni di sostenibilità, per esempio la riduzione dei consumi che vanno dall'usare poca acqua all'usare poco gasolio. Abbiamo iniziato una nuova collaborazione con Swan che parla di ecologia, che ha le basi legate all'ecologia, che parla di elettrico, che parla di motori che in un certo qual modo vanno verso il futuro. La barca a vela già di per sé è metà ibrida. Vivere bene è il vivere, diciamo, vicino alle cose belle e con serenità. La barca è un involucro per essere buttati dentro nella natura, quindi più natura di quello non c'è e la serenità te la costruisce attorno. Chiunque di noi ha avuto la fortuna di spendere una vacanza sulla barca si è reso conto che poi il grande valore di questa esperienza è quella di apprezzare il tagliare con quello che è la quotidianità, no? Quindi uno quasi acquista il desiderio di non scendere più a terra, di passare la giornata magari navigando, ma poi la sera in una bella baia. Quindi veramente ti astrae, sei staccato da tutto il resto e ti immergi. Sicuramente la barca a vela è quel mezzo di locomozione che nel momento in cui issi le vele, spegni il motore ausiliario, cosa c'è di più sostenibile che questa esperienza? Sempre di più vengono usati pannelli solari che trasformano l'energia che viene dal sole, l'idrogenerazione e quindi avere corrente che ti autogeneri, l'acqua te la generi da te, hai dei mezzi, dei distillatori che producono l'acqua per te. Compatti i rifiuti, separi le acque reflue, insomma c'è tutto un vivere sostenibile per necessità ma che diventa uno stile di vita. Il tema di vivere bene è sempre stato un tema molto importante. Per vivere bene devi vivere in barca. Volevo trasmettere questo messaggio profondo, nuovo, fare un punto terra e spiegare come si vive in mare, in punto terra. Ho preso le dimensioni di Caban, che è questa piccola capanna che ha fatto Le Corbusier, di 3,88 m per 3,88 m. Ho riprodotto le stesse dimensioni, ho fatto una camera, un bagno, un soggiorno, fuori una dinette, chiamiamola così per essere barcaioli, una cucina, delle tende. Quindi la domanda è: se si può vivere bene, sì, basta essere più parsimoniosi con se stessi e trovare l'equilibrio interno. Per far crescere l'oggetto barca sul tema sostenibilità dobbiamo guardare all'innovazione, dobbiamo guardare alle scienze. Noi stiamo sviluppando barche che quando non hanno le vele vadano con un motore elettrico, no? Tutto ciò si basa su batterie che hanno grandissime capacità, sulla generazione di energia da mettere nelle batterie con l'idrogenerazione e se si deve farlo con generatori, quindi con combustibile che siano dei generatori a bassissimo consumo, eccetera. Quindi il tema è che non si può assolutamente disaccoppiare quello che è la crescita del nostro prodotto da quello che è l'innovazione e la scienza, insomma. Sono molto contento che abbiamo portato dentro museo un piccolo punto terra
abbiamo portato, abbiamo chiesto se potevano intervenire i miei partner con cui lavoro nella nautica, sono intervenuti, hanno capito il messaggio e questo è tanta roba. We'll be right back.